faccio, neanche posso guardare. È passato il tempo, amore mio, e anche i ricordi sono stanchi. Stanchi con la tua faccia da bambino e tu hai già i capelli bianchi. Grazie Delmo per aver fatto queste altre due ore di macchina all'ultimo momento. Grazie a te. Questo è il regalo di Filippo per il mio 70° compleanno. Che ha dedicato una canzone che me la porterò dietro per sempre. Quindi, miglior regalo non ci poteva essere. Quindi sarò grato. Io ringrazio tanto i compagni qua, ringrazio gli organizzatori della festa. Quando io sono arrivato mi sono andato subito a salutare, perché i primi saluti che io do quando arrivo nelle nostre feste sono i compagni che lavorano, che spesso sono quelli meno considerati, ma sono quelli che fanno vivere le nostre feste. Anzi, chiedo un applauso a tutti i volontari che hanno potuto organizzare e che hanno trovato questa festa. Quindi, saluto tutti gli amici, tanti che mi conoscono, quando mi conosce, la mia storia
Io mi dicono, è arrivato Delmo come se arrivasse un personaggio famoso, io non sono nessuno, sono un lavoratore come un pensionato al minimo, un pensionato un po' di più del minimo, quindi la mia vita è stata quella di battermi per i diritti di chi lavora, mi sono sempre battuto in qualsiasi posto che ero, perché portare avanti un po' quello che è stato il destino, quello che è stata la battaglia di mio padre e di miei zii, della mia famiglia tutta intera, anche prima, dopo e durante. Quindi questo è il messaggio che devo portare. Io quando arrivo in questo, che non voglio, devo tranquillizzare, dico Filippo, se la tengo troppo lunga toccami la spalla, perché io mi scappano i minuti, potrei parlare 5 minuti, un'ora, non riesco mai a conteggiare il tempo, però non voglio portare via tanto tempo, voglio solo dire che c'è ancora molto da fare. Penso che in queste feste qua noi ci dobbiamo fare, continuare a fare le nostre feste, che sono una cosa che ci danno la possibilità di incontrarci, ma dobbiamo pensare che c'è ancora molto da fare. E soprattutto io quando parlo, parlo a sinistra, io ho fatto una scelta, non mi metto lì, non c'è un partito, un'organizzazione che secondo me è la migliore di tutti, c'è da fare una scelta. Fatto una scelta che il nostro campo è quello di sinistra, ci dobbiamo battere perché questa sinistra si faccia sentire nei valori essenziali che sono, però dobbiamo tener conto che dobbiamo essere in tanti, quindi più che discutere e litigarci fra di noi, continuiamo a discutere, ma continuiamo a discutere come se discutiamo con degli amici. Cioè, troppo spesso chi la pensa in un modo diverso viene trattato come uno che non capisce niente, un nemico, ed è, cioè non ci dobbiamo fermare sulle cose che ci dividono, dobbiamo cercare di unire le forze il più possibile. Io mi rifaccio, c'ho qualche cosa, qualche punto importante che dico che potremmo anche cercare di mettere, visto che finora sono stati più i momenti che abbiamo litigato, cerchiamo di trovare qualcosa, che non dobbiamo litigare, cerchiamo di fare della Costituzione un'arma che ci unisca tanto. Quando si dice che noi dobbiamo fare, si sente spesso dire, dobbiamo fare delle battaglie in difesa della Costituzione, è importante fare delle battaglie per difendere la Costituzione, ma soprattutto dobbiamo dire che dobbiamo batterci per far applicare una Costituzione che sono 70 anni che è lì, scritta bene, fatta una bellissima Costituzione che non è mai stata rispettata, una Costituzione che ci darebbe la possibilità di cambiare, di creare molta giustizia in questo mondo. Allora, vi dico solo questo, questa Costituzione 70 anni fa, quasi 70 anni fa, è nata quasi 70 anni fa, e quando noi diciamo che la resistenza ha portato a una repubblica nata dalla resistenza fondata sul lavoro, il primo articolo di questa Costituzione, che dovrebbe essere 70 anni che è in pratica, dice che questa è una nata dalla resistenza fondata sul lavoro. Quando si dice che una cosa è fondata sul lavoro, vuol dire che il lavoro è non una conquista che bisogna cercare, come succede anche oggi, se non sei maciulato, se non sei tra la marea di disoccupati, devi sempre inchinarti, devi correre di qua e di là, perché altrimenti non è. Era un diritto che dovremmo avere da 70 anni, un diritto che l'abbiamo conquistato con il sangue di mio padre, della mia famiglia, di tanti partigiani e di tanti combattenti, prima e durante, e io dico anche i combattenti che sono stati dati, le battaglie che sono state, le stragi che sono state, e quelle che sono state a Milano, le stragi di Brescia, di Milano e di quello che abbiamo ancora oggi, abbiamo sentito oggi, guardi, lo dico qua, faccio un appello, ci sarà a Cantù una manifestazione in cui ci sono questi rigurgici nazisti e fascisti che ancora cercano di saltare fuori e di presentarsi come con il volto democratico. Noi dobbiamo dire che non possiamo più accettare queste cose, la Costituzione parla chiaro, chiunque che usi violenza deve essere messo fuori dalle istituzioni, chiunque che si rifaccia degli ideali di nazismo, di fascismo, non ha il diritto di vivere e non ha anche il diritto di parola in una repubblica nata dalla lotta della resistenza. Questi sono quelli che noi dobbiamo dire, che dobbiamo cercare. Quindi, per terminare, usiamo la Costituzione, diciamo che
chiunque che faccia parte, io dico chiunque che faccia parte di un'organizzazione, non ci sono, non sto qua a dire qual è la migliore, qual è la migliore, chiunque che faccia parte di un'organizzazione di sinistra si deve porre all'interno di discutere, non dobbiamo partecipare e litigare perché qualcuno dice una cosa o l'altra, diciamo le cose che sentiamo noi, diciamo che chiunque movimento partito di sinistra deve avere l'applicazione della Costituzione come nata 70 anni fa con il voto unanime di tutti quelli che hanno fatto la resistenza, che ancora non abbiamo messo in pratica, vogliamo che sia messa all'ordine del giorno nel primo programma di quello che è. Chiunque che voglia fare un discorso di un governo futuro della sinistra deve mettere al primo punto la Costituzione, di metterla nelle scuole, la scuola è ancora arcaica, abbiamo ancora la scuola in cui si fa il Regno d'Italia, il Re, l'Imperatore, la Madonna Dio, non si dice niente di che cosa è stata la Costituzione, non si dice poco della resistenza e non si dice niente delle lotte che abbiamo portato avanti da 70 anni fino ad oggi, in cui sono caduto Carlo Giuliani, tanti compagni che nelle piazze hanno lottato per rivendicare questi diritti. Questi diritti ancora non li abbiamo conquistati, dobbiamo combattere ancora e combatteremo fino alla fine, fino a quando non avremo conquistato quella giustizia per i quanti in tanti hanno pagato con la vita. Grazie compagni, cioè, si è diventato, tanto sono qua con voi, non è che vado via. Sì, grazie Anselmo, mi hai tolto, hai già detto tu ma voglio ribadirlo, settimana prossima per il terzo anno consecutivo ci tocca subire questo sfregio del festival di Forza Nuova a Cantù. Da subito c'è stata, dal primo anno c'è stata una grande risposta di tante associazioni, di tante persone, ma questo non è ancora servito. Quest'anno c'è una vastissima mobilitazione, tanti di voi saranno già informati, ci sono decine, centinaia oramai di associazioni, sindacati che stanno aderendo e stanno sostenendo la mobilitazione contro questo raduno, per cui sarà molto importante essere a Cantù nel prossimo fine settimana. Il 12 ci sarà un incontro in sala civica con Ferrario, però è una cosa che voglio dire, vogliamo che sia enorme, non ci basta riempire la sala del comune, vogliamo che tutta la zona intorno sia piena di persone a testimoniare contro. E il 13 ci saranno altre iniziative sempre a Cantù, quindi ci sarà anche Ademo con noi sicuramente, per cui insomma dobbiamo essere in tanti perché non è possibile sopportare ancora questo. Grazie. E io ringrazio ancora, io ho già aderito alla manifestazione, ho già detto alcune cose che quindi cercherò in tutte maniere di essere qua presente con voi durante questa manifestazione. Ci rivediamo, ciao. Musica, va. C'è una cosa importante, oggi è il compleanno del batterista, quindi dobbiamo fare un applauso. Vai, Fulvio, un applauso a Fulvio. E infatti mi ha rovinato la sorpresa. A parte che se volete, sedetevi qua, dai, intanto stiamo in compagnia, non è che... Tra le cose belle che ti dà la musica, questa stasera sono qua tutti gli Atarassia Group, loro sanno di che cosa sto parlando. La cosa più bella che resta sono gli amici che incontri quando vai in giro a suonare. Potranno essere stati 15 anni fa, abbiamo incontrato questa persona qua di dietro che faceva delle foto all'epoca, era già batterista. Procedi, vai avanti con tanti auguri, che bello. E ci siamo voluti bene da subito, come Atarassia Group, ancora prima che come Filippo, quindi c'era Fabio, c'era Sega, Civan e Roby ovviamente. E così gli anni sono passati, non ci siamo quasi neanche accorti, adesso siamo qua, lui ne compie
quasi 50 e noi siamo felicissimi stasera di dedicargli tutto il resto del concerto. Io tramazzo le Rivera, avrei scelto Vendrame. Non cerco ragazzi dorati, mi cerco il pane. E certi miei amici hanno facce sporche e sincere, hanno mani di pietra, occhi vivi, avanzi di cantiere. Stanotte a San Lorenzo, prove forte sull'insegna spenta di lei. È andato dalla strada non sa più tornare, e anche non muore. Rocca troppi preti e conseguentemente troppe suore. Ha fatto il diavolo in casa con l'inferno ad un palmo di mano. Se lo vuoi vedere, sarai arrivato piano, suonare per bambini. Sogno senza la punteggiatura e vedo gli occhi di Renato senza la paura. Vedo frammenti di prato su via del Marconi, fabbriche sporche e pulisce mezzi libri e canzoni. Gesù, e non c'è fumola in cielo, ma sì che lo scrive molto, e il suo inchiostro è rosa un pugnale, e picchio conosce il vento, batte bandiera pirata, e Roma è mai. Nell'ultimo mistero doloroso si contempla la croce che si ore, dalle nostre buone idee, sopra questa stagione, e si piange, si ride per niente, senza pietà per i nostri occhi cari, tra che cari, tra che cari, ma forte, tra che liscio denari.